La vittoria, una giunta adesso da preparare e molti lavori da continuare. Beh, la campagna elettorale ha un po' rallentato l'attività dell'amministrazione, quindi siamo presi davvero con le bombe a portare avanti le cose che erano in corso. E già stamattina ho parlato con il direttore generale, che è il dottor Contino, proprio per fare il punto su tutte le questioni da portare avanti. Adesso abbiamo, oltre a quelle vecchie, tutti gli impegni nuovi e nei prossimi giorni sentirò tutti quanti e poi formerò una giunta molto forte, parte di continuità e parte di rinnovamento, e riprenderemo il lavoro. Che cosa ha coinvolto, che cosa ha convinto i suoi elettori? Beh, penso che un elemento che ha fatto la differenza sia stato che io mi sono proposto come il sindaco di tutti e non come il sindaco di una sola parte, e quindi ho insistito molto sia sul programma rivolto a tutti i cittadini, sia su uno stile che è lo stile di non essere parte ma di essere il punto di riferimento dell'intera città, di chi mi ha votato e di chi non mi ha votato. Siamo in democrazia, ma l'amministrazione risponde a tutti. Una giunta più snella obbligatoriamente? Sì, andiamo a 10 per legge. Posso potenziare altri assessori. Io mi terrò sicuramente, mi sono impegnato in questo senso con la città, l'immigrazione e tutta la partita sicurezza.